Buonasera di nuovo a tutti, anche a chi magari non sono riuscita a salutare. Quindi questo tema della contrapposizione Occidente-Oriente è un tema molto importante perché si tratta di qualcosa di assolutamente centrale nell'ideologia di Ottaviano Augusto. Anzi, possiamo dire che quasi sia un po' una sintesi di tanti aspetti di questa ideologia. Infatti, Marco Antonio, come ha ricordato anche la collega Panison l'altra volta, si era identificato con Dioniso, si era fatto divinizzare in terra e sembrava che si stesse orientando verso una monarchia, seguendo l'esempio di vari sovrani ellenistici. E a questo punto Ottaviano si presenta come il difensore della Repubblica. Fa diventare in un certo senso quella che sarebbe una lotta di potere, ma fa diventare un conflitto ideologico, opponendo alla divinizzazione in terra una divinizzazione post mortem, la preferenza per una divinizzazione post mortem. Qui in realtà ci sarebbe molto da dire e c'è più di un aspetto di ambiguità, come vedremo più avanti, opponendo alla possibile, ma data per certa, monarchia di Antonio, come dicevo, la difesa della Repubblica, e contrapponendo all'Oriente, dove Antonio sembrava proprio essersi stabilito definitivamente, la posizione egemone di Roma e dell'Italia. Ovviamente, dopo la battaglia di Arzio, dopo la morte di Ottaviano e di Cleopatra, No, di Antonio, scusate, di Cleopatra, Ottaviano si trovava in una situazione in cui non aveva nessuna intenzione di restituire il potere che aveva acquisito, ma doveva anche mantenere in qualche modo fede all'impegno che si era assunto. Sapeva che una parte almeno della vecchia oligarchia senatoria non avrebbe accettato l'idea di una monarchia evidenziata proprio, che non era opportuno sfidare questa parte dell'oligarchia. E quindi si trova a dover trovare una soluzione che permetta di conservare il potere, ma anche di tener fede a quell'impegno. E quindi ha un valore ideologico veramente molto importante la seduta del Senato del 13 gennaio del 27 a.C., in cui Ottaviano dichiara di voler restituire la Repubblica al Senato e al popolo romano. E qui io inizio a presentare perché dobbiamo vedere il testo delle Res Gestae, in cui Ottaviano dice letteralmente, allora lui racconta questo evento a posteriori e lo racconta così: Transtuli rem publica ex mea potestate in arbitrium senatus populique romani. Significa: io in questa occasione ho letteralmente restituito, riconsegnato lo Stato al potere decisionale del Senato e del popolo romano. Non è che Ottaviano rimanesse senza nessun potere. Era console, lo scrive anche lui. Il Senato poi gli avrebbe chiesto di occuparsi delle province più militarizzate e avrebbe ulteriormente accresciuto il suo potere, connotato anche da cariche religiose, nel corso degli anni. Si trattava però di fare un gesto che dimostrasse questa volontà di tener fede a un impegno e anche di uscire da una certa ambiguità di quel consensus universorum che tutto sommato non era un potere, diciamo, legale. E quindi in questo modo Ottaviano riesce a dimostrare la sua volontà di rispettare formalmente lo Stato esistente. E per questo motivo, dice, fu chiamato Augusto. Quindi il Senato
sembra accogliere con entusiasmo e riconoscenza questo gesto di Ottaviano e gli conferisce un cognomen che lo caratterizza dal punto di vista sacro. Ovviamente questa scena non è una scena spontanea, è stata accuratamente preparata da Augusto e dalle persone intorno a lui e anche sul nome si è molto discusso, perché a Ottaviano piaceva il nome Romolo, evocava l'idea del pater patriae. Pater patriae lui sarà poi anche nominato, ma molto più tardi. Quindi Romulus era suggestivo. Però era anche compromettente, perché Romulus era pur sempre il primo re. Ed esisteva una tradizione raccolta da Livio, per cui Romolo, in una versione del mito, era anche la vittima dei senatori, era stato ucciso dai senatori. Non conveniva rischiare. Augustus è un nome molto carismatico, sacro, venerabile, quanto significa, senza appunto essere compromettente. Che cosa riceve ancora Ottaviano come segno di riconoscenza? Ma per esempio il Clipeus Aureus, che normalmente viene chiamato il Clipeus Virtutis, uno scudo d'oro che viene messo nella Curia Giulia e che attesta le qualità del principe. Il suo valore, la clemenza, la giustizia, la pietas che è uno dei cardini proprio della ideologia di Ottaviano Augusto. E poi la corona civica. La corona civica è una corona di foglie di quercia che si dava in età repubblicana a chi avesse salvato un concittadino in battaglia. Ora, in questo caso si tratta di darla a Ottaviano perché ha salvato lo Stato. La corona civica, essendo di foglie di quercia, poteva evocare anche Giove, la quercia è l'albero di Giove, quindi poteva evocare la sovranità. Dipende tutto dal sistema di relazioni in cui questi simboli sono inseriti. Adesso vediamo uno estremamente tradizionalista e anche molto significativo. In questa Sardonica di Vienna, noi vediamo due momenti sostanzialmente della storia romana, e cioè la vittoria di Azio, perché qui c'è Ottaviano Augusto su un carro trainato dai tritoni. Evoca una battaglia di mare e la più importante, ovviamente, è quella di Azio. E poi però abbiamo, sostenuti dai tritoni su questi due globi, da una parte proprio il Clipeus, circondato dalle foglie di quercia, e dall'altro la corona civica sostenuta da una vittoria alata. Quindi abbiamo un'assoluta continuità tra il periodo della lotta contro Antonio e questa scena della restituzione del 27 avanti Cristo. Non solo una continuità, ma addirittura un rapporto di causalità. È come se in questa scena ci si volesse dire che se Ottaviano non avesse sconfitto Antonio e con lui le sue pretese di instaurazione di un regime monarchico, la restituzione della Repubblica proprio non sarebbe potuta avvenire. Possiamo però chiederci se la politica di Marco Antonio fosse una politica a questo punto ingenua, se offriva al suo rivale così tanto spazio per contrapporgli, per denigrarlo anche, perché è stata una politica anche denigratoria. In realtà la politica di Marco Antonio era strutturata in modo molto approfondito ed era una politica che funzionava molto bene per il mondo orientale, perché aveva le sue radici in tempi molto antichi e addirittura in quello che era stato il personaggio di Alessandro Magno. Quindi adesso facciamo un passo indietro nel tempo e andiamo a vedere come si costruisce questa ideologia. Alessandro Magno, dopo la conquista dell'impero persiano e dopo aver sconfitto il re dell'India, chiede alle città greche
di riconoscerlo come figlio di Zeus e di riservargli gli onori che si riservavano le divinità. Quest'opera ovviamente è tutto un problema sulle reazioni delle città, eccetera, ma ci porta fuori strada, quindi non lo affrontiamo. Quello che ci interessa è che un grande conquistatore, che si presenti come figlio di una donna mortale di Zeus, evoca immediatamente nel mondo greco l'immagine del dio Dionisos. Perché il dio Dionisos è un dio che viaggia e che conquista. Per esempio, anche nel prologo delle Baccanti lui si presenta dicendo che ha attraversato tutta l'Asia. È un dio che in una versione del mito, perché ce ne sono tante, è figlio di una donna mortale e di Zeus, ed è soprattutto un personaggio che, grazie alle sue imprese, si è conquistato l'immortalità. Quindi un personaggio adatto a, diciamo così, promuovere l'immagine di Alessandro. E qui, come in una serie di altre situazioni, gli studiosi si dividono, per cui noi non siamo sicuri che Alessandro vivente si sia volutamente presentato come emulo di Dioniso. C'è chi sostiene di sì e chi sostiene di no. Però dei paralleli sicuramente ci sono stati, degli accostamenti ci sono stati, forse di Alessandro stesso, anche per incoraggiare i suoi soldati o delle persone vicine a lui a scopo encomiastico. Quindi inizia un po' a formarsi questa immagine di Alessandro, imitatore di Dioniso, ma rimane ancora non tanto enfatizzata. Ma questo mito di Alessandro, un vero e proprio mito di Alessandro, imitatore di Dioniso, viene invece costruito in età ellenistica, perché è funzionale alla politica dei sovrani. Quindi Alessandro, dopo la sua morte, viene divinizzato e così effettivamente, come Eracle, come Dioniso, si può dire che abbia raggiunto gli immortali grazie alle imprese che ha compiuto. Eracle e Dioniso si collocano nel tempo mitico, ma Alessandro questo l'ha raggiunto nel tempo storico e può essere un precedente molto importante. Noi vediamo che il mito di Alessandro si costruisce soprattutto in Egitto. Quindi Tolomeo I comincia a coniare delle monete in cui appaiono Zeus e Alessandro. E poi, dopo una sua vittoria militare, si sostituisce, diciamo così, a Zeus e compare lui in associazione con Alessandro. E Tolomeo rivendica anche una discendenza da Eracle. Non si fa però divinizzare in vita, sarà divinizzato dopo la morte dal figlio, Tolomeo II Filadelfo, che arriva a compiere il passo decisivo. Tolomeo cioè organizza una straordinaria cerimonia in onore del padre divinizzato e fa sfilare i cortei delle varie divinità. Uno dei primi, il primo dopo Tolomeo I, è il corteo di Dioniso. E Dioniso viene raffigurato a dorso di elefante. E già questo è molto indicativo, perché era Alessandro che veniva sempre raffigurato sul carro trainato dagli elefanti. E questo alludeva proprio alle sue vittorie in India. Quindi, Dioniso, come grande conquistatore, lo seguono i soldati, i prigionieri, le prede di guerra, proprio un aspetto marcatamente guerriero. Nel corteo di Dioniso, come suoi imitatori, figurano Alessandro e Tolomeo I. Il messaggio qual è? Dionisos è stato il prototipo del conquistatore. E un sovrano che possa vantare delle imprese, delle conquiste, può aspirare a imitarlo e quindi ovviamente anche a ottenere la sua stessa sorte, mettendosi sulle orme di Alessandro che ha già imboccato questa strada. E imboccando questa strada, che cosa ha fatto? Ha ridotto quella distanza tra uomini e dei che nel mondo greco-macedone era
estremamente netta, come lo era nel mondo romano repubblicano. Questa distanza uomini-dei si sta assottigliando grazie al precedente creato da Alessandro. E infatti Tolomeo II non solo enfatizza anche con questa processione le sue vittorie, per esempio la vittoria nella prima guerra siriaca, ma si fa divinizzare in vita, realizzando una sorta di continuità dinastica con Alessandro, e vedete appunto anche il cameo che qui lo rappresenta con le fattezze e con l'armatura di Alessandro Magno. Concorre alla politica dei sovrani anche l'operato degli scrittori, che arrivano alla corte di Alessandro e soggiornano per alcuni periodi. Per esempio, sotto il regno di Tolomeo I e Tolomeo II, Leone di Pella e Vemero, forse il più noto perché se ne occupò anche Ennio, e loro ci raccontano che cosa? Che quelli che adesso vengono venerati come dei, una volta erano uomini, erano grandi re. Per esempio, Vemero scrive: Zeus era un grande re, si è reso benemerito per. Cioè, nei confronti dei suoi concittadini, è stato poi onorato con culti e quindi ricordato come una divinità, è così Crono, eccetera. Quindi il messaggio che alla corte di Alessandria si vuole comunicare, tanto dal punto di vista della politica attuata dai sovrani, quanto per quanto riguarda la letteratura, è un messaggio molto semplice e lo possiamo ridurre in soldoni in questo: dei si può diventare. Si può diventare dei se si compiono delle grandi imprese. E il modello di Dionisos serve ed è un modello molto sfruttato. Infatti, vediamo che ci saranno vari sovrani che si presenteranno come Neodioniso. La regione dionisiaca viene molto diffusa in Egitto, ma non solo, in tutto l'Oriente ellenistico. Quindi avremo dei sovrani egiziani e non, anche nel regno di Siria, per esempio, che si presenteranno come l'incarnazione di Dionisos. Uno, tra l'altro, sarà anche Mitridate VI, il re del Ponto che impegna tanto i romani. E quindi questa religione dionisiaca effettivamente conosce un grande favore dal punto di vista delle politiche dei sovrani. Però la religione dionisica conosce un grande favore anche dal punto di vista del popolo proprio, della gente comune. Perché Dioniso è un dio dalle grandi potenzialità, dalle varie sfaccettature. E quindi Dioniso, sicuramente nell'età ellenistica, probabilmente anche prima, ma si tratta di valutare anche delle testimonianze letterarie un po' particolari, quindi non sempre probanti. Dionisos comunque sicuramente dall'età ellenistica, o forse come dicevo anche prima, viene associato al culto delle dee di Eleusi. Quindi il suo culto diventa un culto misterico, ci si accede per iniziazione, il che significa che si crea anche un rapporto di identità tra i vari fedeli, si sperimenta una modalità di rapporto col divino che certamente le divinità olimpiche non offrono, perché si prova proprio la presenza del Dio in sé. Forse, molto probabilmente, si ha la promessa di una felicità ultraterrena, quindi sono situazioni particolari. E poi di Dioniso si occupa anche la letteratura orfica e si sostiene che Dioniso sarà destinato a subentrare a Zeus nel dominio del mondo, che inaugurerà una nuova era. Tra primo, secondo e soprattutto primo secolo avanti Cristo c'è un fermento a livello religioso enorme. Ci sono delle attese di realizzazione di profezie, attese messianiche che si intrecciano sfruttando anche complessi sincretismi.
Per cui in pratica Dionisos comincia a diventare a tutti gli effetti un messia. Solo che nel mondo orientale, dove il predominio umano era accettato con una certa insofferenza, era mal tollerato, a questa attesa dell'avvento di Dioniso si viene a dare una coloratura anche politica. E quindi Dioniso sarà la divinità destinata a inaugurare appunto quest'era in cui il dominio romano cesserà di esistere, Roma o la sua potenza crolleranno. E in effetti noi abbiamo tante testimonianze di presagi, timori, superstizioni che condizionano proprio i romani in questo periodo, in particolare nel primo avanti Cristo, un'atmosfera di grande tensione. E a questo punto acquista veramente significato questa difesa di Ottaviano del ruolo di Roma e dell'Italia. Cioè non è soltanto la contrapposizione Oriente-Occidente nel senso di appunto Antonio ha scelto l'Oriente e io scelgo l'Occidente, ma è quasi un mettersi in gioco per sostenere che Roma ha un futuro, diciamo così, e quindi reagire a tutte le atmosfere appunto di terrore, inquietudine, eccetera, che sicuramente circolavano in quel periodo. Però, come dicevo prima, la politica di Marco Antonio è una politica strutturata bene per l'Oriente, perché? Perché in effetti, invece di presentarsi appunto come il magistrato romano, il magistrato di una potenza che non era ben vista, cerca di presentarsi subito come incarnazione di Dioniso, cioè raccogliere l'eredità di una politica che era stata una politica religiosa di successo fatta dai re ellenistici. E poi forse avrebbe potuto neutralizzare quella carica appunto di ostilità nei confronti della romanità che si era manifestata in tante occasioni. Noi abbiamo tante testimonianze di associazione della religione dionisiaca a manifestazioni di sentimento antiromano. Citavo prima Mitridate e Neodioniso, cito un episodio piuttosto macabro, ma insomma, dopo la battaglia di Carre, con la sconfitta di Crasso, si festeggia alla Reggia dei Parti, si festeggia la vittoria, e tra i festeggiamenti della vittoria c'è la recita delle Baccanti di Euripide. Nella scena dello sparagmos, della lacerazione del re che aveva spiato i riti delle donne, e viene esibita la testa di Crasso. E questo è uno dei tanti episodi in cui noi notiamo questo collegamento tra sentimento antiromano e religione dionisiaca. Quindi forse Antonio avrebbe potuto anche, diciamo così, neutralizzare questa carica antiromana presentandosi direttamente lui come Neodioniso. Un tema su cui si discute è chiaramente quanto c'entri Cleopatra in tutto questo. Cioè se è stata l'ispiratrice di questa politica dionisiaca oppure no? In realtà è molto probabile che Antonio ci abbia, diciamo così, pensato di sua iniziativa, ma certo Cleopatra poteva giocare un ruolo importante. Noi sappiamo che dopo la battaglia di Filippi, già nel 41, Antonio si presenta a Efeso come Neodioniso e viene accolto dalla popolazione festante, le donne vestite da baccanti, gli uomini e ragazzi vestiti da satiri, grandi sventolieri di tirsi. Quindi imposta subito questa politica dionisiaca e poco dopo, sempre nel 41, incontrando Cleopatra, si presenta di nuovo lui nelle vesti di Neodionio e Cleopatra nelle vesti di Afrodite e Iside. Però la politica dionisiaca di Antonio viene portata avanti anche con un collegamento al mondo occidentale. Perché poi Antonio torna in Occidente, accordi di Brindisi, matrimonio con Ottavia, e
i due vanno a risiedere per qualche tempo ad Atene. E Antonio chiede a tutte le città che sono sotto il suo controllo di riconoscerlo appunto come un neodioniso e conia delle monete in cui si trova da solo o con Ottavia, questa è una moneta appunto che ritrae il profilo di entrambi, con la sua titolatura, vedete c'è cioè consul designatus iterum et tertio, la designazione per il secondo consolato sarebbe stata per il 38 che poi lui non rivestì e per il terzo nel 34, quindi questa moneta è proprio degli anni del matrimonio, quindi intorno al 39 di solito la datano, e sul verso della moneta vediamo la cesta mistica, i serpenti Dioniso appoggiato al Tirso. Quindi Ottavia viene temporaneamente associata a questa politica dionisiaca. E questo è molto importante perché significa che la politica dionisiaca di Antonio non ha suscitato immediatamente una reazione. Mentre poi saranno ferocemente osteggiati i culti orgiastici, metterà l'accento proprio su questo aspetto per i romani inaccettabile del culto dionisiaco. In questo momento la politica di Antonio ancora non suscita opposizione. Poi Antonio sceglie di tornare in Oriente, di rendere stabile il suo legame con Cleopatra, sogna di essere l'Alessandro Romano, ma lo sognavano tutti i leader, quindi tenta l'impresa contro i parti che finisce molto male e questa sconfitta pesa a livello propagandistico, Ottaviano la fa pesare molto. Nonostante ciò, nel 34 si celebra la riduzione a provincia dell'Armenia e forse anche una sorta di trionfo, anche qui diciamo che gli studiosi si dividono, se fosse un vero trionfo sarebbe la prima volta che non viene celebrato a Roma, e poi si ha una cerimonia molto significativa, sempre nel 34 ad Alessandria, per cui Antonio, Cleopatra e Cesarione, che era il figlio che Cleopatra diceva di aver avuto da Cesare e che Antonio effettivamente riconosce, si presentano come la triade Osiride, Iside, Horus. Quindi Antonio sfrutta le possibilità di sincretismo che ci sono nel mondo egiziano associando Osiride e Dionisos. Anche i figli che Antonio ha avuto da Cleopatra vengono celebrati, Cleopatra riceve addirittura l'appellativo di regina dei re, ma anche i figli piccolissimi di Antonio e Cleopatra ricevono un'investitura regale con l'assegnazione di corone di territori che erano sotto il controllo o romano o egiziano o addirittura erano ancora da conquistare. I nomi di questi bambini ci fanno molto pensare, cioè sono molto eloquenti. C'erano due gemelli, un maschio e una femmina, e il maschio si chiamava Alexander Helios, la bambina Cleopatra Selene, e il più piccolo era Tolomeo Filadelfo. Quindi è evidente che le intenzioni di Cleopatra e di Antonio erano quelle di richiamarsi al mito di Alessandro e anche di rendere l'Egitto una certa potenza, di arricchire i territori dell'Egitto, cercando di arrivare quasi a quel regno di Tolomeo Filadelfo che era stato tanto esteso e tanto potente. È vero che cioè che l'Egitto riceve dei territori da controllare, ma non è detto che questi territori che erano sotto il controllo romano, Antonio li regali a Cleopatra. Su questo anche si è molto discusso e la propaganda,
mostrava come questi territori fossero stati regalati e ci sono anche degli storici che parlano di dono di nozze. Però in realtà Antonio stava seguendo anche qui una politica collaudata, questa volta di origine romana, la politica che aveva utilizzato Pompeo e poi anche Cesare, cioè quello di controllare alcuni territori in via indiretta, cioè tramite dei sovrani locali che avessero dei legami anche personali con i magistrati romani. Quindi, nelle intenzioni di Antonio, l'Egitto poteva essere il regno vassallo più potente. Quindi aveva certo degli ampliamenti territoriali, ma in qualche modo li riceveva in qualità di regno vassallo. Però, ovviamente, la propaganda di Ottaviano presenta le cose in modo molto diverso e comunque c'è una discussione tra gli studiosi, appunto, anche sulle relazioni a livello politico di Antonio e Cleopatra. Quindi Ottaviano presenta questo legame come un legame che avvilisce, che scredita Antonio, come un legame di subordinazione nei confronti della regina straniera, sottolinea gli eccessi a cui loro si abbandonavano nel bere, nel lusso, e enfatizza, dicevamo, la sconfitta nella spedizione contro i parti e quindi presenta in chiave estremamente negativa la figura di Marco Antonio, nel cui seguito, peraltro, e gli storici lo notano, ci sono anche persone che erano state seguaci di Pompeo o addirittura seguaci di Catone. Quindi non era poi così scontata questa propensione monarchica di Antonio, che certo è abbastanza probabile date le premesse, però non sono tutti gli storici moderni d'accordo sull'idea che necessariamente si sarebbe andati verso la monarchia. In ogni caso, poi, la storia è quella che è, quindi dicevamo la battaglia di Azio e poco dopo la morte di Antonio e di Cleopatra. Quale eco rimane di tutto questo nella letteratura augustea? Un'eco ovviamente grandissima, per cui noi adesso possiamo vedere soltanto alcune testimonianze letterarie e anche alcune testimonianze iconografiche. Il problema della divinizzazione, dicevo, è un problema ambiguo, nel senso che ci porta in una situazione in cui si gioca sulle sfumature. Nel proemio delle Georgiche, Virgilio, dopo aver invocato le divinità dell'agricoltura, dell'allevamento e tutte le altre divinità romane, anticipa che Ottaviano diventerà un dio. Infatti dice: è ancora incerto quali concili di dei ti accoglieranno, cioè tra quali dei ti collocherai. Se vorrai essere un re, un dio che protegge le terre, i mari, quidquid eris, qualunque cosa tu sarai, abituati anche ad essere, già adesso, ad essere invocato nelle preghiere. Qui la divinizzazione è proiettata in effetti in uno scenario post mortem, cioè tu sarai sicuramente un dio, ma non sappiamo ancora quale. Però si dice che già viene invocato e in effetti forme di culto, di omaggio nei confronti di Ottaviano ce n'erano tante e Ottaviano stesso, in tempi precedenti alla restaurazione, diciamo così, del 27 che abbiamo citato all'inizio, si presenta su monete o come vedete qui anche su una gemma, si presenta come una divinità. Qui è evidente la nudità, il tridente, evocano Nettuno. Poi tra le onde, qui però non si vede bene, c'è una testa umana che allude alla sconfitta di Sesto Pompeo o più probabilmente di Antonio.
Il fatto di farsi raffigurare non tanto sulle gemme, quanto proprio sulle monete, come una divinità, era un passo un po' azzardato. E qui direi che a livello di rappresentazione, notiamo quello stesso atteggiamento che la collega Panizza aveva rilevato l'altra volta per quanto riguardava l'abitazione di Augusto. Cioè, prima del 27, diciamo che forse azzarda un po' di più, si espone un po' di più, in questo caso verso il suggerire una sua divinizzazione. Lo vediamo anche con questa testa colossale, la sola te testa di una statua colossale. Questa sola testa era alta 1,5 m. Forse era stata collocata in un tempio di Giove sull'Aventino, scusate, torno indietro. E certo che una cosa del genere a Roma per una persona in vita non si usava. Quindi, Ottaviano sicuramente cerca di far convergere su di sé molte attese messianiche, scegliendo sempre, preferendo sempre l'idea della divinizzazione post-mortem, perché è più compatibile con uno scenario romano. E infatti ufficialmente lui viene divinizzato solo dopo la morte nel 14 d.C. Però forme di culto ce ne sono in giro e anche in realtà bisogna poi distinguere perché una cosa è Roma, un'altra l'Italia, un'altra la Grecia e un'altra l'Oriente. Lui sta attento molto a Roma e infatti dopo queste monete, questa statua colossale sembra quasi fare un passo indietro. Nel resto d'Italia e poi man mano che ci si allontana, Grecia, Oriente, hanno più mano libera. Nella conclusione del primo libro delle Georgiche, che cosa ci dice Virgilio dopo aver ricordato i prodigi che si sono verificati dopo la morte di Cesare, l'inquietudine appunto di questo ultimo periodo? Di storia, le guerre civili, chiede agli dei indigetes, cioè agli dei non importati, agli dei tradizionali romani, a Romolo e Vesta, di non impedire che questo giovane, cioè Ottaviano, possa portare soccorso a un'epoca travagliata, a un'epoca sconvolta. E quindi assegna effettivamente a Ottaviano un ruolo provvidenziale, senza necessariamente parlare ancora di una esplicita divinizzazione, ma su questo, dicevo, si gioca abbastanza su dei confini che sono molto ristretti. Un altro tema affrontato nelle Georgiche è quello proprio della contrapposizione Occidente-Oriente, è il passo delle famose cosiddette Laudes Italiae. Nessuna terra orientale, la terra dei Medi, l'India, Lidia, eccetera, nessuna terra orientale potrebbe gareggiare con le glorie dell'Italia. Quindi l'Italia si può contrapporre a qualsiasi territorio orientale. L'Italia è caratterizzata dalla grande fertilità del terreno, dalla grande prolificità degli animali, e questo ovviamente richiama le immagini della Rapacis che sono molto posteriori, ma che propongono lo stesso tipo di ideologia, cioè appunto la fecondità nel mondo umano-animale, la grande fertilità del terreno. In Italia, tra l'altro, non ci sono tigri, non ci sono leoni, non ci sono piante velenose che possano uccidere a tradimento, non ci sono serpenti, grandi serpenti velenosi. E quindi in Italia come si vive? In una armonia tra uomo e natura, che è l'armonia tipica dei tempi dell'età dell'oro. E non per niente viene evocata come Saturnia Tellus, perché in effetti in Italia andò Saturno. Questa terra che vide l'età dell'oro nel tempo mitico,
Come vedremo più avanti, lo ritroverà l'età dell'oro nel tempo storico, ovviamente grazie ad Augusto. Virgilio ci mostra anche la condanna che si abbatte sui culti orgiastici. Chiaramente tutto l'ambito del ritualismo di origine orientale, del ritualismo orgiastico, viene condannato e noi troviamo due passi significativi nell'Eneide. Uno è proprio di passaggio ed è nel quarto libro, quando Didone riesce a sapere che Enea sta preparando una flotta e vuole partire. E diventa come una baccante, è sconvolta, è in ops animi, è fuori di sé, in furia, incensa, infiammata e quasi in delirio percorre come una baccante tutta la città. Baccatur è un verbo proprio molto esplicito. Potrebbe essere anche semplicemente una scelta stilistica, però è anche un fatto che molti commentatori del passato e anche attuali ricordano che Didone era stata in qualche modo confrontata con Cleopatra. Perché comunque si trattava di una regina che tentava di opporsi, anche se per amore, alla missione provvidenziale di Enea. E molto più esplicita questa cosa la troviamo nel settimo libro dell'Eneide, dove abbiamo di nuovo una regina che vuole contrapporsi alla missione di Enea, in questo caso è la regina Amata, che non vuole assolutamente che la figlia Lavinia sia data in moglie a uno straniero. E quindi Amata scatena un vero e proprio baccanale. Secondo le modalità che venivano descritte nel mondo greco, che troviamo anche nelle Baccanti di Euripide, quindi nasconde la figlia sulle montagne e induce anche le donne a abbandonare le case e a correre in questi luoghi selvatici. Quindi questo spostarsi dai luoghi di abitazione tradizionale verso dei luoghi che non sono cittadini, che non sono abitati, che rappresentano il selvatico, che rappresentano l'antitesi al mondo cittadino. Vestite di pelli, tradizionale era la nebrice, cioè la pelle del capretto, queste donne con le aste a volte di pampini che gridano e rappresentano effettivamente una scena di dionisismo orgiastico, che, dicevo ancora una volta, viene associata a una regina che si contrappone alla missione di Enea. Quindi il dionisismo orgiastico viene collegato a qualcosa che è anti-troiano, ma ovviamente in qualche modo è anche anti-romano, perché nel momento in cui noi leggiamo questi versi possiamo ricordare anche che di dionisismo orgiastico si era occupato anche Livio. E Livio aveva parlato della crisi dei baccanali, avvenuta nel 187-86. E a differenza del testo del Senato Consulto, che è molto stringato e molto asciutto e si occupa fondamentalmente di un aspetto giuridico, cioè queste sette bacche che formavano delle sette che praticamente congiuravano in qualche modo, nel senso cioè erano legate da una coniurazione, da un patto, praticamente formavano quasi uno Stato entro lo Stato, sfuggivano al controllo dello Stato. Questo è l'aspetto che interessa al Senato Consulto. Dobbiamo colpire delle sette che sfuggono al nostro controllo. A differenza di questo aspetto e di questo, ed è anche, dicevamo, di un testo che è piuttosto scarno, Livio invece ci racconta che questi culti sono stranieri, corrompono la gioventù e quindi dà un giudizio di valore su questi culti. Un giudizio di valore che contrappone evidentemente a questi culti l'aspetto della religione romana tradizionale a cui
Lui, ma anche ovviamente Augusto, era molto legato. Quindi il tradizionalismo religioso, è importantissimo nell'età augustea. Sulla battaglia di Azio dell'ottavo libro non mi fermo tanto perché ne ha parlato, no, la collega l'altra volta. Ricordiamo però che cosa? Che quando Virgilio descrive questa battaglia ci fa vedere Augusto che conduce in battaglia la popolazione dell'Italia cum patribus populoque penatibus et magnis dis. Con i senatori, il popolo, i penati, gli dei, uomini e dei schierati in modo compatto dalla parte di Augusto. Mentre dall'altra parte abbiamo le truppe barbariche che conduce Antonio e l'orrore di questa sposa egiziana. Dicevamo che il legame con Cleopatra era stato molto stigmatizzato nella propaganda contro Antonio e ne troviamo tantissime testimonianze, l'amore infame di cui parla Properzio che costringe appunto Antonio alla fuga nella battaglia di Azio e poi l'idea dell'asservimento anche delle truppe romane alla regina che troviamo in testi di Orazio, quindi l'idea della regina, per esempio la famosa Ode 37 del primo libro della regina che impazzita per gli eccessi del bere, sognava di conquistare il territorio romano, quindi anche questa allusione, dicevamo, agli eccessi a cui si sarebbero abbandonati Antonio e Cleopatra, quindi all'immagine di Cleopatra si associa sempre qualcosa di sgradevole, di degradante proprio. E poi, dicevamo, le immagini degli dei, anche lì si contrappone l'Oriente e l'Occidente, no? Da una parte abbiamo gli dei tradizionali, Venere, Nettuno, Minerva, e dall'altra parte questi dei mostruosi, in parte zoomorfi, qui appunto ho preso l'immagine di Anubi, che sono appunto gli dei dell'Oriente. La condanna nei confronti dei culti orientali, sotto il periodo di Ottaviano Augusto, è stata decisa, è stata ferma. Anche il culto di Iside per un periodo è stato proibito ed era un culto importantissimo che avrebbe ovviamente poi ripreso tutta la sua forza, come vediamo in Apuleio. Un momento culminante nell'Eneide è quello del sesto libro. La catabasi dell'eroe, Enea scende agli inferi. E il padre Anchise gli racconta quali saranno i suoi discendenti. A differenza del libro ottavo, dove nelle scene sullo scudo di Enea è rispettata una continuità cronologica e quindi si viene a culminare con la battaglia di Azio, qui invece la successione cronologica è spezzata perché Augusto viene inserito tra Romolo e Numa. Come se partecipasse da una parte del prestigio del Pater Patriae e dall'altra parte della pietas di Numa, perché la pietas, dicevamo, è importantissima nell'ideologia augustea. Lo vediamo anche qui in questa immagine dove ha la corona di quercia, ma anche la testa velata indica probabilmente il fatto, e questo è molto più tardi, da partire dal 12 avanti Cristo, che è stato finalmente nominato pontefice massimo. Torniamo un attimo sul testo virgiliano. Anchise presenta Augusto, scusate, come il personaggio che Enea attende di sentirsi presentare, attende ansiosamente. Augusto Cesare, figlio del Divo, cioè figlio di Giulio Cesare, che riporterà l'età dell'oro in quella terra latina dove aveva regnato Saturno. Quindi dicevamo, nelle Georgiche, contrapponendo l'Italia alle regioni orientali, si ricorda che questa è stata la sede di Saturno. Ma questo
questa età dell'oro può ritornare nel tempo storico grazie alla presenza di Ottaviano Augusto, il cui impero sarà sterminato perché Garamantas et Indos indica dall'Africa all'Asia, quindi un impero sconfinato. E a questo punto però vediamo che i confronti con immagini tradizionali che avevamo visto anche precedentemente rimangono. Nemmeno Eracle attraversò tanta terra e nemmeno Liber, ma Liber, adesso ci fermiamo un momento su questo, Liber era un'antica divinità italica che era stata identificata con Dioniso. E qui l'immagine tipicamente dionisiaca, il carro delle tigri, il carro trainato dalle tigri e le redini con i pampini della vite. Però Liber è una scelta lessicale e forse ideologica anche abbastanza importante. Ripeto, era una divinità italica che era stata identificata con Dioniso. Non perché ci fosse il legame con la vite, perché in realtà i romani celebravano Giove nei Vinalia, quindi il vino era legato con la sovranità e quindi, però Liber era comunque una divinità legata alla prosperità agricola. Ma era una divinità legata etimologicamente anche all'aggettivo liber e quindi al sostantivo liberi, figli. Tant'è vero che i ragazzi assumevano la toga virile in occasione di Liberalia. E liber figura anche come simbolo di libertà in varie monete. Aveva tra l'altro un tempio con Libera e Cerere sull'Aventino. Quindi, in questa immagine, Virgilio recupera due modelli che sono tradizionali per suggerire la divinizzazione, di un personaggio grazie alle sue imprese, e sono appunto Eracle e Dioniso. Ma a questo Dioniso dà una connotazione molto romana. Non è il Dioniso dei culti orgiastici che abbiamo visto che sono banditi e condannati, è la versione romana di Dioniso, quel dio che tradizionalmente era associato anche alla libertas. E concludiamo con questo, la terza delle odi romane, dove Orazio esordisce dicendo che l'uomo giusto e tenace non si fa rimuovere dal suo proposito e non si fa intimidire né dal popolo né da un tiranno. Esordisce così. E quindi sembra quasi elogiare una costanza, un atteggiamento di uomo giusto che è anche quasi un difensore della libertà. E dice che grazie proprio a queste qualità una serie di personaggi hanno ottenuto o otterranno la divinizzazione. Allora, Polluce, Eracle, Dioniso, Romolo e tra di loro anche Augusto, che berrà il nettare con la bocca rossa che simboleggiava appunto questa idea della divinizzazione. Quindi di nuovo divinizzazione post mortem, ma anche accostamento a tutta una serie di personaggi, diciamo che sono tradizionali, in cui si inserisce anche Romolo che è diventato Quirino, ma con un punto di partenza che addirittura è proprio la difesa della giustizia e della libertà. Sembra quasi che Augusto sia diventato quasi un saggio stoico. All'interno di quest'ode poi c'è anche un'altra cosa estremamente importante che ribadisce l'ideologia augustea e quindi ci permette di collegarci da quello da cui eravamo partiti. E cioè che viene introdotta a parlare Giunone che promette di accogliere, perché qui c'è il legame con Quirino, di accogliere tra gli dei Romolo, a patto che Troia non sia ricostruita. È Roma la sede, diciamo, dell'impero, è Roma la città che deve crescere ed espandersi, cioè la città dell'Italia e la città dell'Occidente.
Invece Troia e il mondo in qualche modo orientale sono finiti, sono tramontati, non devono più riemergere dalle loro rovine. È lo stesso discorso che fa Giunone nel XII dell'Eneide. E quindi qui troviamo legati questi due aspetti, l'idea della divinizzazione dopo la morte e anche la difesa, dicevamo, di quel ruolo di Roma, dell'Italia, dell'Occidente, che era così importante, così centrale nell'ideologia di Ottaviano Augusto. Ho concluso.